ragazzi, ciao Nick, bentornati su Farming Simulator 15 Girl Edition. Ragazzi, dovremmo subito riprendere da dove eravamo rimasti. Quindi vediamo un po' la situazione perché non me la ricordo più. Dovrebbe essere questo, giusto? Mi pare che è così. Perfetto. Allora, mettiamoci dalla parte giusta. Mi pare, no, qua è al contrario, no, non sto più a capire la parte giusta con quella sbagliata. Credo che la parte giusta adesso dall'altro lato. Va bene, comunque ragazzi, i soldi si vede che se ne vanno. Devo pensarci bene e adesso se devo fare un acquisto oppure no. Allora, qualcuno dirà, Nick, che cosa vorresti comprare? Vorrei comprare, ragazzi, un ranghinatore. Con i soldi attuali riusciamo a malapena a comprare quello più scarso. E non sono sicuro se voglio comprare quello scarso oppure no. Non lo so. Intanto lasciamo che questo va. Ok, intanto lui va. Non lo so, raga, perché costa 17.000 euro e difatti li stiamo per finire. Che faccio? Lo compro. Potrebbe sempre tornarmi utile. Però è piccolo. Vabbè, pigliamolo, dai. Pigliamolo. Male che va, lo rivendo più in là. Male che va, lo rivendiamo più in là successivamente. In questo modo vediamo se riusciamo un pochettino ad unificare le varie strisce di... Se riusciamo ad unire le varie strisce di paglia, così che magari ci sbrighiamo prima. Un po' di risparmio di tempo. Ok, questo va qua. Adesso rimettiamo le cose come prima. T5. Ok, da adesso lavorerà da solo, senza che ci devo pensare io. Perché noi, giusto, abbiamo da fare. Mi serve il ranghinatore, eccolo qua. Eccolo lì, il nostro nuovo ranghinatore. Speriamo che sia sufficientemente ampio da unire almeno due linee, altrimenti non ci ho risolto niente. Tu te ne vai. Beh, lo sai dove te ne devo andare. Allora, qui appunto, ecco, qui è l'area di lavoro. Spostiamoci. Praticamente pigliamo sto trattore. Andiamo a prendere il ranghinatore. Andiamo a prendere, ragazzi, il nostro nuovo ranghinatore. E ci portiamo avanti un pochettino con il lavoro. Magari riusciamo a completare finalmente la cosa qui. Perfetto. Speriamo che sia abbastanza largo. Chi è che c'ha problemi? T5. Ah, ok, ho capito. Va bene, va bene, va bene. Ok. Ok. Eccoci qua. Mi pare che dovrebbe funzionare anche il trattore, non lo so. Allora, vediamo un po' finalmente se con questo ranghinatore riusciamo un pochettino a semplificarci la vita. Vediamo un po'. Ecco, almeno pigliamo due strisce e le uniamo, meglio di niente, no? Così, diciamo, dobbiamo fare dei passaggi in meno. Solo che c'è un problema, ovviamente adesso non posso mettere l'operaio a raccogliere perché ovviamente la linea adesso è diversa. Quindi prima di tutto ci facciamo tutto il giro del terreno con il ranghinatore, dopodiché prendiamo la nostra trinciatrice e raccogliamo queste due strisce che ora sono un'unica striscia. Almeno risparmiamo un po', diciamo, di tempo, no? Un pizzico di tempo riusciamo a risparmiarlo. Lì la situazione sembra essere tutta ok, insomma. Oh, non è difficile, basta che stiamo all'interno. Basta che rimaniamo all'interno. All'interno, diciamo, di questo spazio e raccogliamo le due strisce.
Intanto sta scaricando. Perfetto. Almeno risparmiamo un passaggio. Perfetto, dai, almeno abbiamo risparmiato un po' di giri perché comunque se dovevo fare avanti e indietro, la trinciatrice sicuramente ci metteva più tempo. Una striscia, cioè la metà delle strisce sicuramente è più veloce. Ok. No, che lo chiudo a fa, lasciamolo così com'è. Allora, lasciamo questo per il momento qua. Vediamo un po'. Dov'è il coso? Eccolo qua. Sì, no, questo, RSM. Ok. Ok, usa percorso. Non ho la più pallida idea di dove adesso va. Sicuramente non va. Non viene mai qui a darmi una mano, eh? Non mi dire che te ne vai a scaricare, dai. Ti prego, non andare a scaricare. No, non lo so dove va. C'è sempre sto problema. Non sei mai pieno. Dove te ne vai, bello? No, non andare a scaricare. C'è del lavoro da fare. C'è del lavoro da fare, lo sai? Vabbè, raga, lasciamo che va a scaricare. Tanto sicuramente non ci entra tutto il raccolto. Quindi facciamo così. Lasciamo che lui va a scaricare. Ci occupiamo piuttosto di questo pochetto qui che resta. Occupiamoci qui della situazione. Facciamo così. Ferma percorso. Cancella. Continuo manualmente io. Oh, ma quanto ci vuole per scaricare tutto? Dai. 3 ore. Siamo quasi. Mamma mia, quanto è lenta sta trebbia a scaricare. Ok. Possiamo riprendere con la raccolta. Aspetta che devo chiudere sto coso. Ok. Bene raga, raccogliamo il frumento. Dobbiamo seminare appena possibile qui orzo. Per il momento completiamo questo, anche se non lo so se riusciamo, perché siamo senza soldi. Non so se possiamo comprare i semi e tutto il resto. Speriamo di sì. Vediamo un po', dovrebbe bastare un ultimo giro adesso. Ok, gira. Ancora il trattore non è tornato, ma forse sta tornando adesso. Trattore, ecco il trattore che torna, finalmente. Così noi riusciamo forse a raccogliere tutta questa paglia. Manca oramai un ultimo giro e ci siamo. Ecco il trattore lì che sta tornando. A noi interessa solo finire un attimino qua. Ci siamo. Ok, anzi facciamo così. Dai, non importa se sporchiamo. Ok. Mettiamo tutto quanto più unito possibile. Il trattore che sta combinando. Oddio, mo va a sbattere un'altra volta, lo vedete? A capire dove va. È andata a sbattere, vero? Ti pareva? Ok,
Ok, quantomeno ragazzi qui abbiamo fatto. Facciamo che togliamo pure questo. Ok. Ok. Andiamo a scaricare e mandiamo il trattore a scaricare in modo definitivo. Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Manda a casa autista non appena abbiamo scaricato tutto quello che c'è qua. Ok. Dai. Che ho altro lavoro da svolgere. Siamo anche sotto di 600 euro. Ma vabbè, non importa. Tanto li recuperiamo. Ok, manda a casa. Vai a scaricare. Allora, questo potrei magari parcheggiarlo per ora qua. Allora, addirittura così tanto ti sei andata a incastrare. Ma non ha neanche scaricato. Ma che cavolo è andato a fare là sotto? Non ha fatto niente. Io non lo so perché mi deve fare queste cose. Cioè, quando si tratta di Pula, le cose non funzionano granché bene. È una cosa che mi fa incavolare veramente tanto, perché mi fa solo perdere tempo. Ed è una cosa veramente che detesto. Questo boom. Non lo so perché non va per i cavoli suoi, non è che ha un senso logico. Ormai mi sono stancato di sto operaio, è inutile, vediamo. Forse siamo fortunati. Ma forse siamo fortunati, raga. Ma un po' di fortuna, forse. Un po' poco fortuna, finalmente. Anche se avrei preferito che scaricava quantomeno. Ti deve togliere, bello. Devi proprio togliere, mi stai sulle scatole. Mi ha fatto incastrare, va. Guarda che storia. E leva mezze scatole. Oh, non mi segue più, che si è offeso? Che fa? Aspetta. Dove cavolo vai mo? Stava andando bene, non ha capito più niente. Ecco, bravo, se riesco a dirgli di starmi a sinistra non sarebbe male. Dov'è che si faceva sta cosa? Che non me lo ricordo più. Boh. Ah, eccolo, lodo autista. Sì. Sinistra, ma sinistra mia o sua? Perfetto. Pure peggio, era meglio che non toccavo niente. Ho fatto solo più danni, sinistra, destra, tanto ho capito che è un problema. Facciamo come gli pare a lui. Come gli pare a lui? Tanto va a pigliare sempre l'albero, non è che non lo so. Ehi, compà, guarda che io sono qua, dove sta andando? Ci metto solo più tempo che altro. Gira, gira, gira! Miracolo!
Ci vuole troppo tempo però, raga, tempo che questo gira qua. Oh, accelera, non vede che vado veloce io. Dai, cammina, no? Deve stare proprio lontano lui. Ma guarda, sto disgraziato che deve essere così lento. Mi fa perdere solo un mucchio di tempo, raga. Anzi, sai che ti dico, mo? Facciamo così. Adesso io giro e tu gira pure, dai. Ecco, così magari risparmiamo un po' di tempo. Tanto il problema è adesso quando devo rigirare. Boh, per ora pare che va. Ok, sai cosa? Mi è venuta in mente un'idea. Ferma percorso. Cancella. Mi pare che è questo, no? No, ma dai, vieni, lavoriamo, forza. Ah, mo si deve fare pure lui il giro inutile. Dove va? Cos'è sta lentezza tipo nonno vecchio? Mi sta comprando, compà. Vorrei tanto saperlo. Dove va? Cos'è sta cosa? No, ho sbagliato? No, fermo, fermo. No. Cos'è sta roba? Ok, cancella. Aspetta, ferma. Cos'è? Questo ho sbagliato. Mi sa che ho sbagliato il percorso? Già, non è questo. Cancella, come si chiama? Ah, deve essere qua. Ah, eccolo qua. Ok, ho sbagliato percorso. Sì, ma ora ho la sensazione che deve farsi sempre il suo solito giro inutile. Il giro senza senso lo chiamo io. Invece di venire subito a lavorare. No, sta venendo, ma pare un miracolo. Pare un miracolo. Così almeno mentre quello va a scaricare io potrei magari continuare a lavorare, no? Credo. Dove sta andando? Oh! Ti prego, dov'è che vai, mo? Dove sta andando? No, cosa attuale? Scegli Trebbia, l'ho scelta. Cioè, o è scemo o non lo so. Dico, no? Cosa c'entra quella Trebbia? Ora è giusta, RSM. Boh, raga, funziona in modo strano il Curseplay. Di solito mi ci sono sempre trovato bene, ma certe volte non ci capisco niente. Ok, possiamo allora tutto sommato riprendere. Almeno vorrei risparmiare un po' di tempo. Era meglio se ti mettevi dall'altro lato, sai? Oh, magazzino per orzo. Orzo non ne ho. Quindi non se ne fa niente. Orzo al momento non ne abbiamo. Ah, mettiamo il tempo piano, giusto. Guarda, questo gira, l'ha capito che deve girare. Quello non capiva niente. Ecco, però ti dovresti anche togliere, sai? Dai, è bello. Ma sta troppo lontano, io non lo capisco. Dai, bello, forza! Ah, ecco, quindi lo stavo buttando in giro per niente, oh. Ecco qua, miracolo. Ok. Sì, però deve andare più veloce tu, eh. Questi trattori vanno piani, non so perché. Vabbè che è un trattore scarso quello, però. Aspetta, bello. Mo devo girare io. Ah, facciamo così, ho un'idea. Ho un'idea, ora io faccio così. Ecco, così forse se ne può fare. Ho sbagliato. Un momento. Vai, forza. Bravo, bravo. Finalmente abbiamo capito, eh? Finalmente, ci voleva tanto a capirlo.
Dai, è bello, dai. Oh, così dobbiamo lavorare, veloci, spediti. Dai. Ok, è quasi pieno, eh? Ok. Forza, Gumba, vieni, vieni, dai, andiamo, andiamo, forza, dobbiamo lavorare, dai. Date una mossa. Auva, precisi, vi dovete andare a scontrare, ma io dico, ma io dico. Ma perché? Cioè, stava fermo, lui stava fermo, quello stava andando. No, precisi, ma non si scherza. Ma che fa scherzi? Ma che stiamo scherzando? Ma l'intelligenza di quella disumana. Dove vai? Non andar via, ti prego, perché t'ammazzo. Oddio mio, però, dai. Dovrebbero rilasciare magari un aggiornamento. Questo courseplay, perché per me è un po' scemo. Senti, bello, dove vai? Un attimo, no? Fammi girare almeno. Ok, raga, almeno questa è l'unica soluzione buona per non farlo impazzire. Guarda, quello non ce la fa neanche a farsi la salita. Mi sa che quello non ci arriverà mai. Vabbè, non importa, no? Intanto giro giro tondo, quanto è bello il mondo, ci sbrighiamo di qua. Qui ci voleva il ranghinatore, eh. Vabbè, questa velocità direi che ci sbrighiamo. Cosa è successo? Ah, mi pareva, eh. Ok, dai, che manca poco. Un ultimo giro. Dai, ok, ragazzi, siamo quasi. E anche con la pula abbiamo quasi fatto. Ok, dai, raccogliamo quel poco qua e basta, dai. Oramai abbiamo fatto. Oramai abbiamo raccolto. Lo devo solo mandare a scaricare. Ok, va bene, te ne può andare. Ok, ragazzi, è fatta. È fatta. Questo va a scaricare 28 tonnellate. Questo sta tornando. È andato già a scaricare. Ferma percorso. Abbiamo finito. Per il momento lo parcheggiamo qua. Ok. Va bene, ragazzi, direi che per il momento ci fermiamo qui, quindi abbiamo praticamente in tutto raccolto la bellezza di 64 tonnellate di frumento e in più abbiamo, non lo so, a dire la verità, ci vorrà del tempo prima che questa arriva. Ah, già, giusto, un momento, dov'è? Vediamo quanto invece abbiamo in tutto di pula. Beh, oh. 141 più 28, dai, siamo sulle 170, no? Circa 170 tonnellate di pula, quasi. Ottimo, saranno almeno 150.000 euro solo di insilato, più il raccolto, ma quello non lo vendo per ora, a meno che non ci stanno le cose lì, quelle, le grandi richieste. Vabbè, ragazzi, quindi io direi che ci fermiamo, mi raccomando, come sempre ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un mi piace se volete, se vi va. E niente ragazzi, ci becchiamo presto, raga. Ciao ciao!